Un centro d'accoglienza per migranti minorenni non accompagnati diventerà questo Casa Nazareth di via Garibaldi a Via Grande, secondo un progetto dei salesiani siciliani. L'ex struttura, utilizzata come comunità di alloggio e recupero per tossicodipendenti, poco dopo la morte del suo fondatore Don Ninì Scuces, è stata chiusa e attualmente risulta non utilizzata, con i suoi oltre 60 posti letto e 7 ettari di terreno. Da qui l'idea di avviare una sinergia fra i figli di Don Bosco e privati, con la presentazione di un progetto al Ministero dell'Interno. Protagonisti dell'iniziativa proprio minori immigrati arrivati nell'isola senza alcun adulto di riferimento. In questo centro, secondo le intenzioni dei promotori, saranno accolti secondo le circostanze e necessità destinati alle comunità salesiane di tutta Italia. Sì, noi salesiani come Don Bosco siamo per i giovani, quindi sentiamo forte questo appello che proviene dai minori non accompagnati, da questi ragazzi che vengono da varie nazioni e in qualche modo vogliamo renderci utili. In passato lo abbiamo fatto con i ragazzi a rischio, i ragazzi tossicodipendenti. L'emergenza di oggi è quella di accogliere e anche aiutare questi ragazzi a raggiungere i loro cari in varie parti d'Italia e anche dell'Europa. Visto che noi salesiani siamo presenti sul territorio sia in Italia sia in Europa, penso che possiamo collegarci in rete per consentire a questi ragazzi di raggiungere lo scopo, ecco, del loro viaggio.